corposo. Vai. Le operaie entrano la spicciolata negli spogliatoi della fabbrica, si tolgono il camice e lo sistemano nell'armadietto, ognuna persa per i fatti suoi, ognuna a rincorrere i suoi guai. Una musica rock copre qualunque rumore. È l'inizio dello spettacolo 7 minuti, con ben 11 interpreti in scena, tutte donne, tra cui una superba Ottavia Piccolo, guidate da Alessandro Gassman alla sua ottava regia teatrale. Ma in realtà in scena non è entrata ancora nessuna delle attrici. Magia del cinema. Sono solo figure a grandezza naturale e solo un filmato che, proiettato sul velatino frontale, illude tutti noi in platea e sui palchi. L'inganno viene svelato quando la proiezione si dissolve lentamente, aderendo perfettamente alla tridimensionalità. E questa è solo la prima di una serie di trovate registiche cinematografiche che caratterizzano l'intera messa in scena. Effetti video, dissolvenze, immagini sovrimpresse usate per evocare storie, per sintetizzare il fluire del tempo, per enfatizzare snodi drammaturgici che esaltano un testo che riesce a tenere costantemente elevata la tensione, trattando un tema di dolorosa attualità. La lotta per conservare il lavoro. Per paura di avere il peggio, siamo disposti ad accettare qualsiasi cosa, qualsiasi compromesso.
è la dura realtà di un'industria tessile di Issingon, nell'Alta Loria francese, che infatti va in cerca di un autore e lo trova in Stefano Massini, il quale da questo scontro tra operai e imprenditori che nel gennaio del 2012 riempì i giornali d'Oltralpe si fa ben ispirare e ne ricava un'opera che trascende la cronaca e ci interroga sulla nostra identità di cittadini. Possiamo cambiare le cose? Vogliamo cambiarle, sì o no? Questa è la domanda ineludibile che l'anziana Blanche di Ottavia Piccolo rivolge alle sue colleghe, che devono votare la proposta dei capi della fabbrica di rinunciare, per salvare il posto di lavoro, a soli 7 minuti della loro pausa quotidiana. A patto solo che noi rinunciamo a 7 minuti di intervallo ogni giorno. Hai letto bene? E che sono 7 minuti? Una rinuncia in apparenza più che accettabile. Non sono solo 7 minuti. Ma quei 420 secondi che paiono un'inezia a fronte della salvaguardia del posto in tempi di acuta e perdurante crisi, moltiplicati per ognuna delle 200 lavoratrici dell'azienda, fanno 600 ore al mese di lavoro regalato. Ma tutti insieme fanno una cosa enorme. E soprattutto si mutano in un grimaldello pronto a scardinare progressivamente dignità e diritti acquisiti con anni di lotta. Ma cos'altro dovremmo rinunciare? A 3 giorni di assicurazione al mese, a metà delle ferie, alla maternità. A cosa? Ditemelo, a cosa? La sicumera iniziale si incrina. Anche se aggiungere i diritti gli levamo. I dubbi si insinuano. Dignità. Sì, ti fa schifo questa parola. Le tesi e le opinioni confliggono. Questa storia dei 7 minuti non mi piace. E non mi piace perché riguarda tutti gli operai. La votazione non è più scontata e il finale resta aperto. Ho deciso. Come in un film scorrono i titoli di coda con i nomi delle credibili interpreti, ma non c'è nulla di fittizio. È la nostra storia. So I got to know my feet, put the word to the town. But I never thought the bottom would be so damn hard. Had to fill in applications, taking up all my time, just to get generic emails saying no, not this time. And at Jobs and a Plus, they got no sympathy, just a bunch of angry people and they covered in bling. Oh please, mister, please, mister, give me a job. I got 3 A-levels and I'm no criminal. Yeah, my mama lets me eat, but she moans when I sleep. Like my daddy always said, girl, she never is pleased. Fare teatro richiede sempre un certo coraggio, no? Poi fare teatro basandosi su una drammaturgia contemporanea a maggior ragione richiede coraggio, perché non si va sul sicuro. Poi allestire un testo con 11 personaggi rischia di entrare un po' nella follia, perché anche questo non si vede facilmente. Se poi insomma sono tutti protagonisti femminili, allora lì... Come mai tutto questo sforzo, questo coraggio, questa quasi follia? Perché seguo le mie passioni e perché comunque sono stato cresciuto a ricercare quell'odore di zolfo che troppo poco spesso in teatro è presente. Il teatro italiano secondo me soffre di, come hai giustamente detto, di mancanza di follia. Essendo un personaggio pubblico conosciuto, io l'ho detto sempre, sin dalla mia prima regia, ho sfrutto biegamente la mia popolarità per portare in teatro quello che non mi viene consentito di fare né di dire fuori. Il teatro per me è il luogo della libertà totale. Ma se quello ha fatto questa cosa, allora, ma perché adesso qua non si può, cioè è proibito avere dei... 7 minuti, cosa ti ha colpito, cosa ti ha fatto dire lo devo fare? La qualità della scrittura, quindi il lavoro di Stefano Massini. Sicuramente io credo che sia un testo non spocchioso. Poi, come importanza, secondo, la possibilità di parlare di un tema così scottantemente attuale, drammatico nel nostro paese in questo periodo di crisi, quindi appunto la perdita del lavoro, la perdita dei diritti dei lavoratori. La grossa difficoltà drammaturgica è stata
ma anche la grande bellezza, diciamocelo, è stata tenere tentare di tenere i fili dei percorsi paralleli di 11 personaggi che sono quasi sempre tutte in scena. Quindi. E poi anche la possibilità nei miei spettacoli, questa è la mia ottava regia, ho sempre lavorato con una stragrande maggioranza di maschi, di uomini, di ruoli maschili, non mi ero mai cimentato in un testo che fosse completamente al femminile. 11 ne abbiamo qui, tra cui una, Ottavia Piccolo, che è una grandissima attrice. Che, insomma. Ma di Sette Minuti mi ha colpito il fatto che intanto Stefano Massini l'ha scritto, diciamo, più o meno 2 anni fa, ed era attualissimo allora e lo è ancora oggi. Ma è attuale non solo perché parla del lavoro, che in questo momento in Italia è centrale nella discussione, ma soprattutto nella vita delle persone, ma perché anche è uno spaccato di vite, di gente vera. Ed è una bellissima sfida. Ho imparato tantissime cose sulla psicologia femminile, perché io chiaramente, muovendomi da uomo, ho una psicologia che ritengo più semplice di quella femminile. Loro sono molto più complesse e questo ti obbliga a fare molti più procedimenti per arrivare alla comprensione di quello che può essere il percorso di un personaggio femminile. Se poi ne metti 11 insieme, la cosa si complica abbastanza. Infatti io non invidio i miei tecnici che andranno in giro con 11 donne, no, cioè li invidio un po' perché comunque fa piacere essere circondati da donne, ma allo stesso tempo è impegnativo gestirle, insomma, tutte quante. Immagino possa essere anche impegnativo. Oh please mister, give me a job, I got 3 A-levels and I'm no criminal. Yeah, my mama lets me eat, but she moans when I sleep. Like my daddy always says, girl, she never is pleased. With friendly conversation, I'll give them my charm. I'll be so hot on my feet, you have to ring the alarm. And don't worry about my pension, 'cause I'll never get old. Well, I'm hoping that by then technology will evolve. Il titolo fa pensare che il tempo è denaro, che ha fatto in modo che abbiamo perso invece il senso del kairos, come dicevano i greci, della grazia, del tempo come grazia, no? Sì, il tempo viene ormai vissuto unicamente come quantità di denaro. È sempre più raro sentire in questo periodo politici parlare di, ad esempio, cultura e istruzione, perché diventano temi sempre secondari quando è invece il borsello, il salvadanaio essere intaccato. Sì, votiamo. Okay. Dai, su, di quello che... Conta! Io sono un regista ormai abbastanza navigato, ma rimango e ci tengo molto ad essere attore, e sono un regista molto attore. Quindi molto attento ovviamente alle suggestioni degli attori e alle paure. Gli attori sono esseri fragili e delicati, vanno in crisi, queste mi piangono ogni giorno, una alla volta, a volte anche a due, e ho per fortuna Ottavia che mi aiuta, però vanno in crisi molto facilmente. La cosa che mi piace molto di questo gruppo di straordinarie 11 giovani e meno giovani attrici è che non c'è una che tenti di prevalere sulle altre. Il clima sul lavoro è stato veramente, lo so, sembra un po' banale, ma idilliaco. Sono persone molto belle. E poi ha armato un meccanismo che ovviamente c'è nel testo, ma il fatto che siamo tutte insieme, che parliamo spesso tutte insieme, che c'è questa coralità. A me piace vederle in scena perché ogni tanto mi sembra di vedere uno stormo in movimento, è uno stormo, rondini, sì. E a volte diventa anche un branco. Non ti faccio una domanda che sorge spontanea, e cioè che significa, come ci si trova a lavorare in un cast tutto al femminile, la competizione fra le donne, perché mi sembra come di dover parlare di una razza a parte, di una genia a parte. Grazie. Onestamente. Grazie per, come si dice, grazie per avermi fatto questa domanda, grazie per non avermi fatto questa domanda. Però ribalto il punto di vista. Sì. E ti chiedo, cosa c'è invece di peculiare, di diverso, di valore aggiunto, se c'è, in un cast tutto al femminile? Guarda, per me il valore aggiunto in questo momento è lavorare con gli altri. E dopo un lungo periodo in cui ho fatto monologhi o spettacoli a due, eccetera, lavorare
con tante persone è un valore aggiunto. Non è che ti voglio sfrugugliare sull'argomento che hai toccato prima, però mi interessava esplicitare un aspetto. Ma guarda, cioè... apri una porta, cioè... Vabbè. No, mi riferisco al fatto che ancora oggi non si capisce che con un investimento nel settore culturale si potrebbero concretamente creare nuovi e numerosi posti di lavoro. Perché secondo te c'è così tanta miopia che impedisce di vedere che con la cultura... si può e si deve mangiare, no? Sì. Diciamo, ribaltando una frase infelice. Di Brunetta. Sì. Io non penso che non si capisca, penso che non ci sia la volontà. E qui entro in un discorso molto delicato. Io penso che non ci sia la volontà perché teatro, cinema, letteratura vuol dire cultura. Un paese di gente acculturata e reattiva è molto più facile da governare. E vista la classe politica che questo paese ci sta regalando, non sia tanto in grado, non soltanto di governare un paese, ma non sia proprio in grado di governare se stessi. Andiamo su una cosa invece più... Mi hai sfrugugliato. No, appunto, me la so cercare. Un'ultima domanda, invece questa di carattere prettamente utopico, onirico. Se tuo padre fosse stato qui ieri sera a vedere la prova, cosa ti avrebbe detto secondo te? Ma avrebbe molto apprezzato il lavoro delle attrici. Lui era un regista molto semplice perché aveva bisogno meno di me di costruire intorno, perché bastava abbastanza in quello, la sua persona in scena, e non ha mai fatto regie che non vedessero lui in scena, ad esempio. Credo che avrebbe apprezzato il mio lavoro di regista, proprio perché ho delle doti, se ho delle doti sicuramente distanti dalle sue, ho una capacità di ascolto di molto superiore alla sua e ho un occhio migliore del suo. Credo che avrebbe molto apprezzato il lavoro delle attrici, di Ottavia chiaramente su tutte, e credo che avrebbe molto apprezzato la tematica di Massini. Le parole che non ti ho detto ad Alessandro Gassman? Grazie, non gliel'ho ancora detto, ma glielo dirò. Yeah, yeah. Non volevo essere amata. L'amore di qualcuno è una prigione. Spogliati nuda. Davvero un Dio chiede questo? Sì. No. Io che sono amore, dove sono? Dove sono? La nostra compagnia ha fatto sempre un percorso abbastanza atipico rispetto alla drammaturgia, perché comunque si è occupata spesso di testi di natura filosofica. In questo caso però ci sembrava particolarmente significativo in questo momento storico proprio affrontare questa tematica. Parte da una storia lontana di 700 anni fa, ma in fondo tratta di qualcosa che è universale, che riguarda l'essere umano, cioè il sacro, no? Cioè il senso del sacro. In questo momento storico in cui le religioni in un qualche modo tornano, no? Così con questa, anche in alcuni casi con questa violenza, allora tornare a parlare del sacro, capire che tipo di spazio oggi nell'essere umano questo argomento, Dio, che però non è solo Dio, no? Ma è anche un confronto con se stessi, col senso della propria esistenza. Allora Angela, da questo punto di vista, è molto attuale.
Angela si confronta con se stessa, quindi le altre due, diciamo, sono le voci che lei, attraversando il suo percorso, ascolta, per poi diventare un'unica persona, che poi è quella della Trinità. E in effetti noi siamo, rappresentiamo anche proprio come attrici tre fasi della vita completamente diverse. Il suo rapporto con Dio mi risuona molto, perché è un misticismo, no? Cioè è una figura mistica, una persona presente a se stessa che si chiede dove andare, a chi fare riferimento. Chi sei? Come chi sono? Sei tu. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Chi? Io ho proprio cercato di mettere in scena il dubbio, no? Dostoevskij diceva: la fede passa attraverso il crogiolo del dubbio. Ecco, per me una fede che sia realmente autentica non è certamente una ricetta, no? che qualcuno può in un qualche modo portarti, ma è una ricerca, è un punto in cui appunto tu domandi a te stesso e ti rapporti con qualcosa che però è molto più di te stesso ed va oltre. È un lavoro che ti può sconvolgere e infatti non sconvolge. Angela nasce nel 1248 e muore nel 1309. Non conosce in sostanza la povertà o forme di emarginazione. Sposa un uomo ricco dello stesso ceto sociale e vive una dimensione di vita come potrebbe essere quello di una donna del suo rango. La conversione di Angela è una conversione frutto di un percorso esistenziale, di chi si ritrova a metà della sua strada, potremmo dire sazia e disperata, e pertanto in ricerca di un qualcosa che potesse rispondere a questo bisogno spirituale. Che vuoi da me? Segui la via della croce dove si rifugiano tutti i peccatori. Non è facile poi trasportare su un palco quella che è l'esperienza spirituale di una santa. Gli autori hanno avuto la capacità di interpretare questo processo non facile attraverso dei passaggi in cui si evinceva il dramma che questa donna ha vissuto, cioè l'attaccamento a ciò che erano le cose materiali che lei ha vissuto in pienezza, e la chiamata di Cristo e la sua adesione a Cristo. Voi piangete del vostro male, io ci costruisco sopra la mia libertà. Secondo me la prima cosa che deve fare lo spettatore di fronte a questo spettacolo è cercare di non capire, cioè non mettersi nella condizione di voler capire tutto, no? Perché è uno spettacolo che porta appunto riflessioni enormi. Cioè questo spettacolo richiede una disponibilità emotiva da parte dello spettatore. Devo dire che è stato anche un modo per capire di più come si può affrontare il dolore. Analizzando e lavorando con loro, con gli attori, devo dire che poi non è così male affrontare il tema del dolore, non è così male, anzi, sono stati dei momenti di assoluta verità e condivisione reciproca. Eli! Eli! La massa Battani! Che significa? Perché mi hai abbandonato? Chi ti ha abbandonato? Nell'amore comunque esistono due entità distinte, no? Esiste qualcuno che ama qualcun altro, e questo può essere, come poi ci insegnano le relazioni umane, qualcosa di falsificabile, in cui qualcuno falsifica le carte. C'è comunque una distinzione tra me e te, tra io e l'altro. Che puoi fare per me? Tu che puoi fare per me? Invece a un certo punto il suo rapporto con Dio diviene non amore, cioè un sentimento talmente di compresenza, di verità, di autenticità, in cui non è possibile assolutamente mentire o essere distinti da scissi, diremmo, no? Ecco, scissi dall'altro. Senza dolore ho imparato a stare senza dolore. E quindi è un nulla sconosciuto, perché fa parte della ricerca umana verso l'assoluto. Ma l'assoluto, l'eternità, è qualcosa che non appartiene a questa nostra dimensione, seppur
In un qualche modo abbiamo questo germe dentro di noi. L'anima grida. Per me il personaggio di Angelo è così, lo vedo così enorme, che quello che posso fare è appunto togliere da me tutto il mio personale che non c'entra niente e raccontare una storia che diventa il mio rapporto con quella storia, chiaramente. Ecco ciò che voi ammirate in me, la mia superbia. Anche mettere da parte se stessi per far spazio ad un'idea, a un pensiero, e quindi cercare di far passare quello e togliere di mezzo se stessi. Sant'Angela fa un percorso di allontanamento dai beni materiali per arrivare a un isolamento interiore. Noi viviamo in una apparente libertà, possiamo, però forse siamo invece sotterraneamente condizionati da tante cose, no? Allora queste grandi personalità ci insegnano invece ad essere nudi in questo senso. Io che sono amore, dove sono? Sì, ma che cos'è il teatro, no? Appunto, se non una ricerca, ecco, che è molto vicino, no? Possiamo ricercare Dio, possiamo ricercare qualcosa in arte, possiamo, insomma, è la vita umana che ci impone la ricerca. Siamo gettati, no? Non sapevamo chi eravamo, non abbiamo scelto di esserci, siamo gettati in una ricerca. Nessuno ci dà la formula dell'esistenza, no? È una ricerca. Il teatro, da questo punto di vista, è una grande forma di ricerca possibile, è un esperimento sull'esistenza come quasi nessun'altra arte riesce, no? Proprio perché è fatto con la stessa materia della vita, cioè con gli esseri, con i sentimenti degli uomini, con il corpo degli uomini. Ma non a caso il teatro e il sacro hanno una stretta parentela. Il teatro non sopravviva, ma viva. Grazie, può anche aggiungere qualcosa su. Che viva il teatro. Il teatro non sopravviva, ma viva, e soprattutto viva il teatro. La stessa cosa di Alessandro. Veramente? Vedi che siamo in... Il teatro vivrà, perché il teatro è come la pittura, come le arti, fa parte dell'uomo, per cui se ci sarà chi lo vuole controllare o distruggere, ci saranno altri che non lo permetteranno e troveranno altre forme per farlo. Credo che il teatro sia più forte della nostra capacità di farlo morire o di cercare di farlo morire a periodi. Quindi credo che è un'esigenza proprio connaturata alla vita, all'essere umano. I bambini appena nascono cominciano a fare teatro. Sì, il teatro vivrà senz'altro, noi non in eterno, quindi non so se vedremo diciamo un momento un po' più felice. Ma lui sopravviverà. Senza lui sì. No, il teatro vive. Vive dentro di noi sicuramente. Sicuramente. Vive l'arte in generale, quando incontra umanità. Io, anche ora, no? C'è stato un incontro fantastico anche con voi. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Se non ci saranno loro, io ho sempre il cane. Esatto.